Siamo alla Notte Bianca e il gruppo Massa non è una città per giovani ha deciso di colorarla. Abbiamo scelto l'arcobaleno della pace, questa che non è solo una parola, ma un concetto costantemente abusato. L'abbiamo scelto perché in questi giorni ci hanno fatto capire che è più opportuno investire sulla guerra, sugli F-35 che su di noi, sui problemi che stanno portando il nostro paese alla deriva di una crisi economica epocale. Le ripercussioni sul nostro territorio sono estremamente pesanti e non solo economiche, ma anche sociali, culturali, si estendono a tutti gli aspetti dell'umana condizione. È per questo che vogliamo dare nel nostro piccolo, attraverso questa azione pacifica e dimostrativa, un significato ben preciso a questi colori, i colori dell'arcobaleno, simbolo di una rivoluzione culturale basata sul rispetto e sulla convivialità delle differenze. Il rosso, che rappresenta la vita, per le donne contro ogni tipo di violenza ed il femminicidio, e per la lotta di Piazza Taksim ad Istanbul contro ogni sopruso e per uno Stato laico. Il verde, che rappresenta la natura, per tutti i giovani che pretendono un futuro migliore e sostenibile, partendo dalla nostra città, Massa, per una consapevolezza maggiore, per farci sentire e riconoscere, perché rappresentiamo il domani, perché una città per giovani è possibile. Il viola, che rappresenta lo spirito, per dire alla nostra nuova amministrazione che ci siamo e che è il momento di ascoltare la nostra voce, le nostre proposte. Solo investendo sui giovani, solo con le donne, possiamo progredire ed evolvere, possiamo mettere insieme tutti questi colori.